Oggi Rovigo ospita una mostra molto interessante, direi anche particolare. Parliamo di secessioni europee, perché c'è un percorso che noi facciamo all'interno dell'Europa su dei movimenti che in qualche modo l'arte ha anticipato. Ci tengo a specificare che questa è la prima volta che si mettono a confronto le principali secessioni europee sorte appunto nei maggiori centri europei, a partire da Monaco nel 1892, qui seguì Vienna, poi abbiamo selezionato Praga e infine l'ultima propaggine appunto è l'Italia e con la secessione romana fondata nel 1912, ben 20 anni dopo la nascita della secessione di Monaco. E sono dei movimenti principalmente politici in un certo senso, cioè in contrasto con le vecchie associazioni di artisti nazionali, soprattutto per i metodi di rappresentazione e di organizzazione delle esposizioni. Considerate che prima di allora le mostre erano modellate sui salon parigini, quindi con centinaia di migliaia di opere esposte fino a 2,5 metri di altezza. Con appunto l'avvento della secessione di Monaco le opere dovevano essere sicuramente in numero minore, ma dovevano essere in un certo senso organiche con le sale che le ospitavano. Con Vienna, ovviamente, grazie a Klimt e Schiele e grazie appunto alla fama di questi due artisti, il termine secessione diventa un tutt'uno. Quindi quando uno pensa a secessione pensa immediatamente a Vienna, non pensa ad altre cose. È anche vero però che a Vienna il termine acquisisce un valore non puramente politico. Questo grazie all'aiuto di letterati come Rilke o von Hofmannsthal che collaborarono da subito all'organo della secessione viennese che era Versacrum, facendo addirittura risalire il termine secessione alle secessio plebis dell'antica Roma, cioè le rivolte plebee per ottenere parità di diritti con i patrizi, mi sembra intorno al 490. E ecco appunto che con Vienna soprattutto la situazione diventa più complessa, proprio perché gli artisti cominciano a mettere in pratica quella che era l'idea della Gesamtkunstwerk wagneriana, cioè l'opera d'arte totale, per cui troviamo artisti che si iniziano a dedicare le loro energie a oggetti di arredamento, di design, di grafica, di mobili. Abbiamo in mostra un esempio di posate di Cesca, poltrone di Hoffmann e manifesti di Andri. Ecco, ogni campo artistico era toccato da questi artisti. Tra l'altro, Emanuela, mi raccontavi che domani avremo anche un evento nell'evento qui alla mostra, no? Sì, beh, innanzitutto siamo a Palazzo Poverella, ecco, siamo nel pieno centro cittadino, quindi questa è una bellissima occasione per visitare anche la città di Rovigo. La mostra in questa occasione, come anche in mostre che si sono tenute precedentemente qui a Palazzo Poverella, ha la capacità di dialogare con la città e quindi in sinergia anche con altri eventi come quello che si terrà domani al Teatro Sociale, il TEDx, coinvolgerà diciamo la cittadinanza e i partecipanti a questo evento, che è un evento di grande successo, anche il TEDx. Ecco, quindi domani c'è questo gemellaggio molto interessante. La mostra è bellissima, venite a visitarla. Grazie mille.